Con YouSlow Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di YouSlow Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di YouSlow Web Radio. Accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione. Mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradioyouslow.it. Buon pomeriggio a Giuseppe Micelli. Buon pomeriggio, Avvocato Marzo. Allora, riprendiamo il nostro percorso sull'antiriciclaggio e oggi parleremo del fascicolo del cliente. Esiste ancora l'obbligo di registrazione in capo agli avvocati? Carissimo Angelo, la domanda è quanto mai opportuna, perché in effetti il dettato normativo, il decreto legislativo 231 del 2007, così come modificato dal decreto legislativo 90 del 2017, non prevede più un obbligo di registrazione, resta però un obbligo di conservazione dei dati, delle informazioni che devono comunque trovare sede in quello che è il fascicolo del cliente, che andrà a corroborare il lavoro di adeguata verifica della clientela. Per cui resta all'interno del decreto legislativo, del decreto antiriciclaggio, il ruolo della conoscenza del cliente come fattore determinante, fattore indispensabile per un'efficace lotta al fenomeno del riciclaggio. Ed ecco che il professionista sarà chiamato a compilare, implementare sempre di più il contenuto di quello che definiamo il fascicolo del cliente. Sulla base dell'impianto normativo siamo in grado di evidenziare quali debbano essere gli elementi base di un fascicolo del cliente, quali informazioni debbano certamente trovare spazio all'interno di quel fascicolo, e quindi la fotocopia del documento valido di riconoscimento, la fotocopia del codice fiscale, la fotocopia del certificato della partita IVA nel caso di società, una visura camerale sempre in questo caso, documentazione utile a dimostrare la possibilità di assolvere agli obblighi in maniera semplificata laddove ve ne siano le circostanze, e poi eventuale attestazione della delega di funzione a favore di un altro soggetto. Parliamo sempre di contesti societari all'interno del quale la figura apicale, l'amministratore di una società, abbia conferito delle deleghe. E poi non deve mancare la copia del mandato professionale, la dichiarazione del cliente su quello che può essere il titolare effettivo, insomma una lista di informazioni che devono trovare necessariamente spazio all'interno del fascicolo del cliente, ma il professionista poi non deve limitarsi a raccogliere queste informazioni, perché sempre nell'ambito di quella collaborazione attiva è previsto che ciascun operatore, quindi anche il professionista, l'avvocato, in quanto destinatario di quegli obblighi, dovrà implementare quelle informazioni, sviluppare un sistema di indagine conoscitiva dei propri clienti e quindi andare a incorporare all'interno di quel fascicolo ogni informazione che possa essere utile per effettuare l'effettiva adeguata verifica della clientela. Quindi il fascicolo del cliente sì, è qualcosa di cui il professionista, è uno strumento di cui il professionista si dovrà dotare e anzi agevolerà il lavoro di adeguata verifica della clientela. Quali sono le problematiche nel caso il fascicolo non esistesse, nel caso non fosse secondo gli ordini ordinatamente disciplinato come lo hai descritto tu? Le problematiche legate alla corretta tenuta del fascicolo della clientela, del corretto adempimento di adeguata verifica della clientela e degli obblighi antiriciclaggio più in generale
sono davvero al centro dell'attenzione oggi più che mai, soprattutto dei consigli dell'ordine, sia degli avvocati, dei commercialisti e di tutti i soggetti obbligati più in generale. Proprio il 4 dicembre il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso una circolare, la circolare numero 12, a tutti i presidenti dei consigli territoriali, dei consigli dell'ordine territoriale, chiarendo quali siano le competenze di natura ispettiva e le competenze di natura di sensibilizzazione al tema del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nello specifico degli avvocati. Il Consiglio Nazionale Forense ha rappresentato all'attenzione di tutti i consigli dell'ordine territoriale come sia loro compito sensibilizzare e quindi provvedere alla formazione dei professionisti iscritti all'ordine in materia di antiriciclaggio, ma anche ricordato come l'attività ispettiva svolta dai consigli dell'ordine trovi supporto su quello che è l'impianto normativo attualmente in vigore, quindi nel rispetto dei principi costituzionali, della libertà di professione, di esercizio della professione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione stessa, quindi del principio di legalità, resta così come era già anche prima del decreto legislativo 90 del 2017, resta il ruolo ispettivo del Consiglio dell'Ordine, anche rispetto al corretto adempimento degli obblighi da parte del professionista. Ricordiamo che l'avvocato che non adempie in maniera corretta a questi obblighi incorre in una serie di sanzioni che hanno natura disciplinare, che portano alla sospensione dell'attività per periodi anche interessanti da un punto di vista della durata. Si parla di alcuni anni, di 3 anni. Quindi ecco, i consigli dell'ordine svolgono questo ruolo ispettivo, mentre, come è chiarito sulla stessa circolare del 4 dicembre, resta l'UIF unico referente rispetto a quelle che sono le segnalazioni di operazioni sospette. L'avvocato le dovrà trasmettere direttamente all'UIF, non avendo il consiglio ancora una competenza specifica al riguardo. Va bene Giuseppe, per oggi è tutto, ci sentiamo poi per la ultima lezione sugli altri obblighi di antiriciclaggio. Un buon pomeriggio a te. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Uslo. Grazie. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Buon pomeriggio a Giuseppe Miceli. Buonasera, buonasera Angelo, buonasera a tutti. Giuseppe, allora per questo giro il nostro percorso si conclude con oggi e oggi concludiamo con tutti gli altri obblighi dell'antiriciclaggio. Sì, abbiamo parlato di quelli che sono considerati gli obblighi principali in materia di antiriciclaggio, i nuovi obblighi antiriciclaggio. All'interno invece di quelli che vengono definiti gli altri obblighi antiriciclaggio, ve ne sono alcuni che comunque meritano sempre lo stesso livello di attenzione da parte del professionista. In particolare mi riferisco all'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i trasferimenti di denaro contante che siano effettuati superando la soglia consentita dalla norma, soglia che è fissata a 3.000 euro, per cui in questo caso il professionista che dovesse essere presente o dovesse essere a conoscenza del trasferimento di denaro avvenuto in forma contante al di sopra di quella soglia dovrà effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. E a riguardo c'è, mi permetto di fare presente, visto che è l'ultimo di questo incontro, di questo primo ciclo, faccio presente che sul mio libro, quello Nuovi obblighi antiriciclaggio, all'interno della modulistica si trova proprio il format della comunicazione che viene effettuato dal professionista. Un altro obbligo importante è quello che riguarda l'obbligo di adottare presidi e procedure adeguati alla natura della dimensione dello studio professionale, nel caso dell'avvocato, che possano quindi garantire la prevenzione
di rispetto al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Chiaramente i due ambiti sono disciplinati dallo stesso decreto legislativo 231. Quindi in pratica ciò si traduce in un'azione di prevenzione che il professionista, il soggetto obbligato, nel nostro caso l'avvocato, dovrà porre in essere all'interno di quello che è il proprio studio professionale. Si tratta di un protocollo, una serie di regole che devono essere rispettate all'interno di quello studio, come presidio antiriciclaggio. E poi l'ultimo di questi altri obblighi antiriciclaggio è quello che attiene all'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori dello studio professionale. Si tratta di un obbligo che è sancito dall'articolo 16 del decreto legislativo 231, che quindi riguarda la garanzia che il titolare di studio deve dare in ordine a quella che è la preparazione, la formazione, l'aggiornamento dei propri collaboratori di studio, del personale dipendente in materia di antiriciclaggio. E su questo punto, Angelo, come ben sai, il CNF, il Consiglio Nazionale Forense, nella persona del Presidente, ha diramato la circolare numero 12 /C/2017, è una circolare diramata a tutti i presidenti dei consigli territoriali, dei consigli dell'ordine territoriale. Una circolare particolarmente interessante, l'avrei letta, Angelo, si articola su 5 pagine, e con quella circolare rivolge appunto un invito ai presidenti degli organismi di autoregolamentazione collocati su base territoriale a fare attenzione, anzi a implementare, a incrementare le proposte di formazione in materia di antiriciclaggio, perché ciò è in linea con quello che è l'attuale impianto normativo di riferimento. Quindi oggi concludiamo questo percorso che ci ha visto per 5 puntate, questa è la quinta, Giuseppe. Pensi che ci siano, così adesso parliamo più che ci siano sviluppi, soluzioni o comunque riforme sul punto, o pensi che per il momento dobbiamo sviluppare tutto questo percorso che abbiamo appreso in queste puntate e soprattutto che tu hai scritto nel tuo libro che per un po' di tempo? Hai idea di questo? Da quello che ci sembra di capire, il contesto, l'ambito normativo che attiene all'antiriciclaggio è in continua evoluzione proprio in questi giorni. Lo sappiamo, il legislatore comunitario sta ragionando sulla quinta direttiva, quindi si parla di moneta virtuale. Questo io volevo, questo il fatto Bitcoin, le transazioni blockchain, cioè adesso c'è il nuovo Ethereum, cioè ci sono una serie di cose che di le criptovalute, no? Che insomma può darsi che quelle sono infatti tutte e due. No, sì. Così diciamo ai radiospettatori che la quinta circolare su cui sta lavorando il legislatore comunitario è un tema che sta interessando gli addetti ai lavori, quindi quello può essere un risvolto importante. L'altro risvolto che potremmo approfondire insieme è proprio la circolare cui si faceva riferimento, quella del Consiglio Nazionale Forense. Ebbene, quella circolare mette le basi, in realtà prima siamo stati sintetici, ma volendo approfondire suggerisce, invita, fornisce delle indicazioni ai presidenti dei consigli degli ordini territoriali in ordine alle due funzioni che sono chiamate a svolgere i consigli dell'ordine: quella di assicurare la formazione, la funzione che è tipica degli organismi di autoregolamentazione, e quella di controllo. Ecco, anche sulla funzione di controllo il tema merita di essere approfondito, perché giustamente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ricorda ai presidenti dei consigli territoriali che l'organismo di autoregolamentazione svolge e continua a svolgere una importante funzione di controllo. Si erano posti dubbi circa il fondamento giuridico sul quale si fonda appunto quella funzione di controllo. Non vi sono dubbi, lo ha chiarito in maniera egregia l'avvocato Mascherin, si tratta di una funzione di natura disciplinare. E lo stesso avvocato Mascherin, presidente del CNF, ha annunciato
che saranno presto intrapresi lavori a livello proprio di commissione disciplinare, lavori che saranno condivisi con i consigli degli ordini territoriali per andare a disciplinare quelle che sono le funzioni di controllo rispetto all'attività antiriciclaggio posta in essere dagli iscritti all'ABI. Quindi diciamo sono due risvolti sui quali gli avvocati potrebbero concentrare l'attenzione dopo questo primo ciclo in materia di antiriciclaggio. Uno è quello che attiene a internet, il cyber laundering. L'altro è quello che attiene agli adempimenti da attuare all'interno dello studio professionale. Va bene, Giuseppe, ti ringrazio per adesso e spero di proseguire con te le altre novità sull'antiriciclaggio. Una buona giornata a te. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.